Buongiorno, per la rubrica La parola, inviamo una parola quest'oggi 18 settembre 2016. Vediamo con chi parliamo, con Don Mariano, Don Mariano di Don Bosco. Ecco, il motivo è che lo prendevo dalla locandina, sì. È un pranzo insieme per i terremotati, quindi la raccolta va pro terremotati. Anche questo, sì, ci inseriamo anche noi, cerchiamo di offrire il nostro contributo insieme a tutti quelli che già si stanno tanto da fare per poter essere vicini alle popolazioni colpite dal terremoto recentemente. Per questo, per fortuna, c'è una buona tradizione, già quest'estate c'è una squadra veramente grande di donne e uomini che si mettono insieme per cucinare, e abbiamo avuto l'opportunità, grazie anche ai nostri sponsor, ci hanno regalato la roba, per questo tutto è ricavato, abbiamo chiesto 10 euro per essere popolari, per dare l'opportunità a tutti di partecipare. Tutto il ricavato che prenderemo sarà devoluto per la ricostruzione delle zone terremotate. E qui, ecco, proprio nel corridoio c'è un via vai di persone, e questa penso sia anche la cosa bella, cioè gli offriamo anche il nostro contributo economico. Oggi in tutta Italia stanno raccogliendo, in tutte le messe, in tutta Italia la Chiesa Cattolica invita tutti quanti a offrire e a dare il nostro contributo, per cui la questua, che in genere viene utilizzata per le necessità della parrocchia, verrà donata invece proprio per loro, per ricostruire le parrocchie, le chiese, ma anche le piazze. Siamo in contatto anche col vescovo delle zone colpite, che ci indicherà qualche progetto in particolare da seguire, no? Proprio perché Don Bosco Don Bosco ci invita ad affrontare ogni difficoltà col sorriso e soprattutto stando insieme in allegria, e anche questo offriamo. Ci ritroviamo, siamo quasi 300 persone che staremo a pranzo insieme, un'altra cinquantina che preparano le cose da mangiare. Offriamo anche la gioia di stare insieme con semplicità. Oddio, semplicità nel senso che le cose che mangeremo sono tutte fresche, le alici le hanno pulite ieri, le cozze pure ieri, stanotte, stamattina stanno ripreparando tutto il resto, ci hanno regalato anche la pancetta per fare bene la matriciana. Ma mangeremo bene insieme, ma con la semplicità di stare insieme, più grandi, più anziani, più piccoli, le famiglie. Anche questo vogliamo offrire, perché forse il terremoto anche questo ci insegna, che è importante che stiamo insieme, solo insieme riusciamo ad affrontare alcune fatiche della vita e le trasformiamo in occasione di gioia, come hanno fatto altri. Qualche aneddoto di Don Bosco, perché ci troviamo appunto in un oratorio a Formia, provincia di Latina, non l'abbiamo detto, è importante, a Don Bosco di Formia, e approfitto anche per salutare tutti i radioascoltatori o quelli che potranno vedere tramite web questa piccola intervista. Ma ci sono tanti aneddoti di Don Bosco, soprattutto sui pericoli. Lui arrivava sempre, in genere, la sera prima dei pagamenti, che non aveva i soldi per pagare l'affitto, perché lui andava in giro cercando qualche locale in cui tenere i ragazzi insieme, farli stare insieme, e anche a quel tempo più di qualcuno non voleva i rumori, per cui lo allontanavano o gli esigevano un affitto che lui di buon cuore prendeva, ma senza avere le tasche piene. E puntualmente la sera prima di tutti i pagamenti, ci sono tanti aneddoti, arriva una signora e dice: Don Bosco, ti prego, prendi con te questo mio nipotino, io non lo posso tenere, ti posso dare solo questi soldi. E i soldi in genere erano proprio l'esatto corrispettivo che lui doveva dare il giorno dopo per il pagamento. E questo Don Bosco direbbe questo: affrontiamo tutto con allegria, non di chi non conosce problemi, ma di chi sa che da solo non li affronterà, ma c'è un padre che ci segue e che ci accompagna. Lui questo insegna ai suoi ragazzi, e così supereremo tutto e trasformeremo ogni male in bene. Ogni iniziativa non è solo la prima e l'unica, questa iniziativa, ci sono tante altre iniziative. Quali rimane più impresso per lei o per i fedeli? A me la gioia anche della vita quotidiana della parrocchia. Le parrocchie hanno tante iniziative, noi abbiamo l'oratorio, per cui abbiamo cose un po' straordinarie, tornei, momenti di gioco, momenti di festa, ma la cosa più bella è la vita quotidiana della parrocchia. Oggi è ricominciato il catechismo, quindi i genitori con i bambini, seconda, terza, quarta elementare, secondo superiore, i giovani che si danno da fare, è questa vita di famiglia che in parrocchia
per fortuna ancora riusciamo a respirare. Questa è la cosa più bella che resta e che ci accompagna a Don Bosco qui a Formia, ma insieme a tutte le altre parrocchie di Formia della diocesi di Gaeta. Intanto ci prepariamo per andare appunto, ecco, perché sì, conviviale, un momento conviviale, anche questa è importante, quindi quotidianamente fate qualcosa. Una richiesta, vediamo, di collaborazione, ci piacerebbe come giornale radiofonico, che è nato e anche nella scuola media dove insegno, se è possibile creare una rete con voi, pensiamoci, perché appunto divulghiamo le iniziative, logico, in forma così amichevole e basta. È una buona cosa. Bene, grazie. Grazie. Buona giornata e buon lavoro.